Vieni Stella, fatti vedere quanto sei bella. Vieni. Che si mangia per primo? Taglio Stella, taglio Stella, taglio Stella, taglio Stella. Allora, ciao a tutti. Ecco, curati i biscottini. Allora, ciao a tutti. Sdrammatizziamo un po', perché oggi siamo stati accusati di... i canucci litigano, quindi mi divido i biscottini. Siamo stati accusati di incitare l'odio verso gli animali. Incredibile, ma vero. E siamo stati accusati di questo soltanto per un video sui cinghiali. Ma noi parliamo solo di noi, cioè della nostra attività e di quello che succede nella nostra vita, nella vita lavorativa. E ci seguono in tantissimi, facciamo veramente compagnia a tantissime persone, anche a tante persone che non possono uscire di casa. Dopo quel video e dopo gli insulti, devo dire che ci hanno chiamato anche persone che hanno attività in centro, all'Aquila, con proprietari di attività aquilane, telefonandoci ci hanno detto: siamo completamente dalla vostra parte, perché capiamo, ecco, il momento e tutte le difficoltà dell'attività. Allora, innanzitutto volevo dire che se sei un vegano che così aggressivo e contro l'essere umano, non puoi amare gli animali, ma sei soltanto un fanatico vegano, che è una cosa diversa, perché io conosco benissimo i vegani e i vegetariani e anche chi non lo è, e sono persone completamente diverse, completamente, cioè, all'opposto, sono persone fantastiche, disponibili, persone normali. E per far capire che io non odio gli animali, per chi mi segue sia su Facebook, su Instagram, anche sul mio canale YouTube, un canale YouTube, sa la storia di Teddy e Stella. Teddy e Stella sono due canucci che sono stati abbandonati e io li ho adottati, praticamente. E hanno il loro veterinario, ieri hanno fatto il bagnetto, hanno il collarino per i parassiti, hanno il microchip, così se si perdono trovano subito il padrone, ma non si perdono perché vivono con noi in casa, quindi ecco quanto odiamo gli animali. E stanno sempre con noi, infatti mi dicono che sono esagerata, quindi figuriamoci quanto posso odiarli. Poi che altro vi posso dire? Guarda, tantissime curiosità. Quindi, prima di fare figure di merda, accertatevi di dire cose reali su quelle persone. Ad esempio, io non mangio cose che derivano dagli animali, non mangio mozzarella, non mangio formaggio, eccetera, eccetera. Ho reinserito l'uovo soltanto da 2 anni perché non mangiavo neanche l'uovo. Poco tempo fa, visto che si parla a Bambera, sono stata invitata ad una festa. Questa festa era a base di coniglio, ma io non mangio il coniglio. Io non mangio il coniglio perché, per quanto mi riguarda, il coniglio è un animale di compagnia. Ma non critico e offendo le persone che lo mangiano. Il mio menù è stato differente quindi dagli altri. In tutta la tavolata io avevo cibo differente dagli altri, ma nessuno si è posto il problema oppure mi ha discriminato perché non mangio il coniglio. Cioè, abbiamo passato una serata tranquilla, bellissima e tutto a posto, insomma, né io ho discriminato gli altri che mangiavano il coniglio. Cioè, perché io penso che ognuno di noi sceglie di vivere la vita in base alla propria etica. Un'altra cosa che posso dirvi di me, visto che odio tantissimo gli animali, ma l'odio è dentro di me verso gli animali, io non indosso cose che praticamente vengono fatte sfruttando gli animali, quindi io non ho giacche di pelle, ok, sto attento a tutte queste cose, ma non è che vado a buttare vernice su chi porta le pellicce o su chi porta giacche di pelle. Come io rispetto gli altri, i gusti degli altri, il modo di vivere degli altri, gli altri rispettano il mio, semplicemente. Non ho mai avuto nessun tipo di discriminazione.
per farti fare, perché tu sei un falso vegano, perché i vegani veri non sono quelli. Il libro che sto leggendo attualmente è questo. Come è facile diventare un po' più vegano? Quindi, questa dottoressa la potete seguire anche su YouTube. È bravissima e può darvi dei consigli molto molto salutari. Ma anche a chi, vegano e vegetariano, non vuole diventare, ma soltanto vuole migliorare il proprio stato di salute. Quindi, altra figuraccia! Poi, per di più, quali sono i cosmetici che uso? Beh, i cosmetici che uso sono questi. Adesso ve li spiego per farvi capire che ce l'ho in casa e quindi li uso realmente. Quindi, come io vi sto facendo, vi sto dimostrando tutto questo, anche chi accusa dovrebbe avere carte in mano, prove in mano per accusare le persone. Questa, per esempio, questa marca, per esempio, è della Saponaria. Questa linea qui è completamente vegana perché io uso prodotti vegani e cosa biologici. Cosa significa? Che questi prodotti innanzitutto sono fatti con plastica bioplastica, che è una cosa diversa dalla plastica normale. Il packaging in cui sono inseriti di carta, a volte alcune referenze, sono fatti con carta riciclata, quindi anche nel rispetto dell'ambiente. La cosa bella è che non vengono sfruttati gli animali e testati sugli animali per fare questi prodotti. Per esempio, questo è un detergente intimo, per esempio, questo è un deodorante vegano, per esempio, questo è un dentifricio vegano, per esempio, questo è un deodorante vegano, per esempio, questo è uno sbiancante per i denti vegano. Quindi, prima di dire stronzate, accertatevi di fatti. Comunque, le critiche sì, ma che siano costruttive.